La domanda nasce, come dire, naturale, no? La Lega Pro vi sta aiutando con tutte le problematiche a fare il vostro campionato da questo punto di vista? Cioè, la squadra è integrata nella classifica attuale, potrebbe avere qualche punto in meno, potrebbe avere qualche punto in più, vi soddisfa la prospettiva di un campionato colpito dalla giustizia sportiva? Allora, prima di tutto, tutti i punti che abbiamo ce li siamo guadagnati, perché se mi guardo indietro magari qualche punto l'abbiamo lasciato per strada, ma sicuramente meritiamo la classifica che abbiamo, la posizione soprattutto. Per quanto riguarda la giustizia sportiva non è un fattore che ci riguarda. Chiaramente fare questo campionato, che è un campionato che ritengo molto impegnativo, la considero una seconda serie B, è motivo di orgoglio, essendo la squadra più giovane di tutti i gironi della Lega Pro, quindi c'è la doppia soddisfazione ad avere questa posizione di classifica, ma purtroppo non è ancora stato fatto niente, perché manca ancora tutto un girone. Sappiamo che soprattutto la prima divisione, nel girone di ritorno, soprattutto le squadre che magari possono aver fallito, tra virgolette, si impegnano nel mercato e magari si possono affrontare squadre che sembrano delle corazzate, perché il mercato di riparazione dice questo. Bisogna stare assolutamente molto attenti. Dei vostri ragazzotti c'è Fischlanner, che sembra comunque, come dire, ha molte sirene, no? Riuscite a tenerlo fino a giugno o veramente il ragazzo può prendere il volo già in questa fase? Ma io credo che per lui, egoisticamente vorrei che stesse qua fino a giugno, ma per lui credo che sia importante rimanere qua e crescere, perché credo che abbia ancora molti margini di miglioramento. Abbiamo dato Martin al Pescara e trattenere un ragazzo in Lega Pro quando può andare a giocare per la Serie A in una categoria così importante, la Serie B, credo che era normale mandarlo a giocare. Martin in Zemalandi è un salto di qualità incredibile, no? L'abbiamo visto qui col Siracusa, è stato quello che poi ha veramente determinato tatticamente la vittoria di quella partita. Sì, credo che sia un giocatore che almeno per noi è difficile trovare un piazzino che faccia la differenza. Lui in parecchie partite è riuscito a incidere, quindi merita il palcoscenico che andrà ad affrontare. Presidente Musso, questo gemellaggio nasce da un'amicizia? A prescindere, io sto facendo un editoriale dove ho messo l'UNESCO, il barocco, la Melinda come uno scambio interculturale importante che solo il calcio può comunque permettere in alcuni punti di vista. Mi auguro che non finisca solo in una partita di calcio. Sicuramente no, questo è il frutto di grande amicizia, perché loro hanno una strategia di società che è molto simile alla nostra, sono dei giovani che rappresentano il futuro per una società, e quindi anche noi, come sapete, stiamo puntando molto sui giovani. Abbiamo fatto qualche investimento sulle esperienze, però l'intagliatura della squadra è sui giovani. Non finirà qua, sicuramente ci saranno degli scambi di opinioni, anche qualcosa in più, anche qualche giocatore, credo che possa, se si raggiunge un accordo, possa anche transitare. Mister Di Nola, dobbiamo imparare il dialetto campano noi in Sicilia per poter avvicinare un po' una buona parte dei suoi giocatori, nel senso che comunque c'è un trasferimento interessante, no? Da questo punto di vista, però una cosa che ho notato realmente oggi è l'applicazione dei giocatori al ruolo naturale, quindi la cosa che si chiede al campo, la semplicità, no? Cerchiamo, io guardo sempre su questo, noi dobbiamo cercare di fare quanto meno danni possibile, e facendo giocare i giocatori nel proprio ruolo. E questo è l'obiettivo principale di adesso che mi sto prefiggendo. Sicuramente rendono di più, e oggi abbiamo visto, ci siamo divertiti
scherzando con i ragazzi, ho detto non voglio fare bella figura perché ho giocato 10 anni insieme a Stroppi, sono messi a ridere. Comunque la pausa di questi campionati possono far vedere due campionati, no? Sembra che poi vada in archivio il giorno di andata e diciamo nelle prime 4 giornate, 5 giornate, sembra rivedere un altro campionato, quindi è magari un impasto di obiettivi e prospettive. E di solito i conti si fanno alla fine del giro di andata e poi alla fine del campionato. E adesso è finito il giro di andata, noi ci troviamo in una posizione di classifica, non sappiamo se siamo con un piede dentro o con un piede fuori. Siamo a 2 punti dai playoff, 4 punti dalla seconda, e, però di conseguenza siamo anche pochi punti dai playoff. Abbiamo fatto una bella rincorsa, rincorrere non è mai facile. Quando si rincorre poi a volte quando si incappa in un passo falso mi sembra che ci cade il mondo addosso. Noi dobbiamo trovare un equilibrio come dai tifosi alla squadra, ai dirigenti per cercare di remare tutti dalla stessa parte. È una squadra che ha ancora grossi margini di miglioramento, abbiamo inserito 2,94, abbiamo comprato 15 giorni fa. Abbiamo preso qualche elemento di esperienza, come ha detto il Presidente, però è una squadra che ha una media d'età di 20 anni e mezzo. Penso che può soltanto migliorare. Grazie. Mister, io volevo fare una precisazione tecnica. Abbiamo visto Montalto schierato nuovamente a destra, un gruppo importante, misurare a centrocampo sono delle buone notizie in vista anche del giro di ritorno. Penso che l'ho sempre detto quando voi ci chiedevate degli acquisti, io ho detto che avevamo 4-5 elementi fuori per infortuni, abbiamo ancora morale da recuperare. Montalto sta sulla strada del recupero, è recuperato dal punto di vista dell'infortunio, è recuperato, adesso deve recuperare dal punto di vista fisico e lo sta facendo bene. Misurati ha recuperato il tutto, ho detto, abbiamo tanti grossi margini di miglioramento. Mister Stroppa, già noi stamattina ci siamo incontrati un po' all'hotel e abbiamo fatto questa domanda di Radio Mondo. Cosa si porta il Sud Tirol dopo questi 90 minuti? Allora, prima di tutto fare i complimenti al mister, perché questa è una squadra che veramente gioca un calcio palla a terra, non butta via mai la palla e questo fa piacere. Poi d'altro canto credo che anche da parte del Presidente il fatto di questa collaborazione, che non deve assolutamente finire qui, ma deve essere l'inizio di un rapporto, non soltanto l'amicizia ma anche professionale, quindi mi auguro che ci possano anche essere dei giovani nostri nel settore giovanile che possono venire qui a poter fare esperienze importanti, perché come ho detto prima scherzando a telecamere spente, qua si respira calcio vero, la squadra è seguita, quindi non posso far altro che fare i complimenti. Presidente, la soddisfazione di aver regalato un pomeriggio di calcio vero, ha detto Mister Stroppa, della città, l'ambiente che ne aveva bisogno. Dopo la partita con la Cireale ci dovevamo fare un regalo e ce lo siamo fatti. Abbiamo vinto 3-0 alla Cireale, è stata una partita importante, ci ha preso una bellissima rivincita. Non è stato dato quel grande, secondo me, il salto della partita, però insomma alla fine siamo molto contenti, ci tenevo a fare questa amichevole, anche perché insomma Stroppa rappresenta un campione che ha giocato ai massimi livelli, quindi insomma tutto questo anche con il fatto che ho sposto la nostra strategia, credo che sia stata scelta abbastanza bene. E all'orizzonte c'è una probabile rivincita, l'8? L'otto noi un'altra rivincita da la giornata si intitola il sorpasso. La giornata si intitola il sorpasso, quindi stiamo lavorando a questo sorpasso. Penso che ci sono buone, ottime possibilità. Per me è tutto, se c'è qualcuno che vuole intervenire, magari anche qualche curiosità o queste sicuramente. Volete dirmi qualcosa? Ma che sono fondo non. Ma io volevo una domanda proprio sul campionato, sulle prospettive. Il Noto sta rispettando
la prospettiva che lei si era prefissata. Io ricordo che lei a me ha dichiarato ufficialmente il noto minimo vuole playoff. Minimo, ho detto playoff. Aggiungiamo qualcosa. No, minimo, visto il campionato, diventa minimo. Visto il campionato ad oggi, con i numeri di oggi, possiamo dire minimo il playoff. Cioè, con i numeri dati sono questi. Sì, ma considera che ci manca qualche punto, l'abbiamo perso Adrano, Agri, Sambiase e anche forse alcuni qui abbiamo perso dei punti, li ho contati 4 fanno 27 sono a 4 punti da io dico playoff, poi sai se in campo scendiamo per vincere tutte quindi poi vediamo, però penso che insomma c'è una danza, siamo a 2 punti dai playoff, siamo in linea con qualcuno, dice un intro blanco, la rivoluzione francese è partita un po' via. L'errore che non avrebbe dovuto commettere all'inizio stagione, ma guarda, era difficile non commettere errori cambiando 30 giocatori, compreso anche 31 purtroppo siamo incappati nell'errore più importante dell'allenatore, però ci siamo accorti in corsa e insomma alla fine siamo risaliti abbastanza. Cosa vorrebbe dichiarare la stampa? Sembra che la stampa ce l'abbia tutto in noto, a prescindere. Cerchiamo di spezzare una lancia. No, in questo caso è una giusta dichiarazione. Cioè, non... Io noto, prendo atto di ciò che succede. Mi invento nulla, abbiamo vinto una partita con la Cireale, si parlava di partita. Bene, anche io per quanto riguarda i tifosi, e posso semplicemente dire i tifosi in generale, l'umore che c'è in città, quello che si dice, quello che si chiacchiera, non possiamo che essere soddisfatti per quello che si è riusciti a fare a tutt'oggi. È vero, anche noi abbiamo un pizzico di rammarico come il nostro presidente, perché il nostro presidente, scusate, è tutto grinta, lui vuole vincere sempre, vuole vincere tutto. Qualcosa abbiamo lasciato, vuoi infortuni, vuoi la squadra rinnovata, del tutto, ma meritiamo questa posizione, ci manca qualcosa, siamo convinti che nel girone di ritorno, perché già si vede qualcosa, il regalo per Natale ce lo siamo fatti, quello per iniziare l'anno nuovo è ottimo con questa amichevole con gli amici del Sud Tirolli. Con il mister Stroppa siamo felicissimi, stiamo crescendo di giorno in giorno, vediamo la squadra in piena salute e non possiamo che essere fiduciosi per il 2012. Ha fatto un corso da presidente. qui è presidente del bellissimo. Però magari i regali non sono finiti perché il mercato è chiuso da una parte, però sì, bene, diciamo che rispetto alle previsioni noi abbiamo arrivato il direttore. Abbiamo promesso due pezzi da 90, mi sono arrivati più di due, insomma portiere sono tre. Poi qua questo siamo stati appresso al direttore Mondò, il mercato non si vede mai. Parliamo del mister, insomma, lavora di problemi, quindi fa sempre sport al direttore. Mister Stroppa, io a nome della stampa della città la ringrazio. Per questo per pomeriggio con tutta la società, però loro restano, noi restiamo ora qui, i nostri saluti barocchi, per lascio un applauso per la carriera, sperando che non sia. Io sono milanista. Io mi ero alzato alle 4 notte per vedere la partita, quindi io dopo ora non c'ho. Sperando che sia un in bocca al lupo e un arrivederci possa portare bene alla nostra realtà ma anche alla vostra. Io posso far altro che ringraziarvi perché in questi giorni siamo stati meglio che a casa nostra, quindi veramente sono io che faccio un applauso, veramente grazie. Con qualche chilo in più, c'era la bilancia al ritorno. Grazie.
Okay.